Buongiorno, sono Sonia Chiartola, sono psicologa psicoterapeuta di indirizzo analitico transazionale. Sto seguendo il master di secondo livello in ipnosi ericksoniana e oggi vi parlerò di una persona che sto seguendo da circa 2 anni e che chiamerò convenzionalmente Ariel. In questi 2 anni Ariel ha raggiunto delle consapevolezze e dei permessi importanti per sé e per la sua vita, però ancora non riesce a volersi bene per intero perché tende ad escludere una parte di sé che è la sé bambina, quella bambina vivace, ribelle, vitale che realmente è stata. Di questo Ariel è molto consapevole, ma la consapevolezza non basta per riuscire ad accettare di includere quella parte di sé nella sua vita di tutti i giorni. Questo è proprio il nostro obiettivo terapeutico da molti mesi e negli ultimi tempi Ariel mi riferisce anche difficoltà nel sonno. Allora decidiamo di lavorare su questo utilizzando l'ipnosi ericksoniana. Ariel ha sviluppato fin dalla tarda adolescenza un disturbo depressivo con ricorrenti crisi d'ansia, una sintomatologia fisica importante, quindi decido di non applicare l'induzione classica ai fini del benessere e del recupero di risorse. Preferisco lavorare con l'ipnosi conversazionale, seguendo il flusso della seduta e di ciò che Ariel porta e che l'inconscio di Ariel fa emergere. Ed emergere è proprio la parola giusta. Infatti, inizialmente Ariel riferisce, e cito testualmente, di avere come una specie di peso sullo stomaco, è come se non riuscissi a respirare. Ho paura di affogare nel mare, giù c'è il buio sulla luce. Voglio andare su e non ci riesco, scendo giù ma mi manca il respiro. Le chiedo quindi se sia la sensazione che sente nell'abbandonarsi al sonno e mi dice di sì, che non riesce a respirare quando vado giù ed è tutto buio e non mi piace. Allora le chiedo che cosa ci sia in quel buio, che cos'è che fa paura in quel buio e mi dice che è proprio troppo buio. Le chiedo se vedere l'aiuterebbe e mi risponde di sì, che si potrebbe anche vedere in quel mare buio, no? Richiamando un po' quella sensazione di quando gli occhi si abituano al buio. E lei mi dice che non c'è luce, niente, ma che sta nuotando e che sta riuscendo a respirare un po', e che inizia anche ad intravedere il fondo, perché c'è un fondale, ci sono delle cose che si muovono, ci sono dei pesci. Adesso mi muovo e riesco a respirare bene. Le viene da piangere e scoppia in un pianto proprio di singhiozzi, singulti, disperati, indescrivibile. Le chiedo se sia quel pianto che tante volte interrompe il suo sonno, come mi aveva precedentemente raccontato in più situazioni, e risponde affermativamente. Mi dice: è il pianto che non sono mai riuscita a descrivere, è proprio questo pianto, un pianto di tristezza, ma anche un pianto liberatorio. E questo è il pianto che non mi fa respirare. Poi pian pianino recupera il contatto con il suo respiro e mi dice: ma adesso c'è luce, riesco di nuovo a respirare un po' e a vedere. Allora continuo con Ariel ad esplorare quel fondale e mi dice di vedere un armadio. E dico: interessante, un armadio sul fondo del mare. E lei mi dice: sì, ci sono dei vestiti appesi, io mi vedo lì dentro nell'armadio, ma non sono io grande, sono io piccola. È l'armadio dove andavo a nascondermi quando i miei genitori litigavano ed io ero terrorizzata. È un armadio che esiste, che è esistito nella mia vita ed è finito in fondo.
Allora la vedo profondamente in contatto con se stessa e col passato, e anche se non stavamo facendo un vero e proprio lavoro di ipnosi regressiva con tutti i passaggi che abbiamo appreso, procedo con la ristrutturazione di questo ricordo. Innanzitutto me lo faccio ben descrivere questo armadio, e lei me lo descrive, mi riferisce in particolare un odore molto forte di muffa. Allora le chiedo: potresti chiedere al tuo inconscio, puoi chiedere al tuo inconscio di apportare qualche modifica, in quella immagine, per renderla più confortevole. E lei mi dice: sì, potrei sentire un odore di bucato. Ora sento odore di bucato, di sapone, di pulito. Adesso vedo dei maglioni morbidi, prima era tutto duro, adesso è più comodo e ci sono anche delle scatole con dei giochi. Io sono chiusa lì dentro, ma tutto il resto sullo sfondo. Io gioco con le Barbie e mi sento tranquilla. E le chiedo che sensazione le dia tutto questo, una sensazione di sicurezza, innanzitutto perché posso entrare fuori e dentro dall'armadio. Quell'armadio, posso aprirlo appoggiando la mano sulla maniglia dall'interno e posso uscire fuori. Questo mi dà molta sicurezza, lo ritengo adesso un posto sicuro. Mi dice: adesso sono uscita, sono più grande, posso permettermi di uscire, e quella bambina mi fa tenerezza. Però so che posso nascondermi lì e giocarci, e poi posso uscire e stare bene. E respirare. Mi dice: ancora mi vedo io piccola. In quel momento la sua voce cambia volume e diventa quasi impercettibile. Dice: si abbraccia forte, si stringe, proprio si rannicchia e dice: mi voglio tanto bene. E piange, ma un pianto molto diverso da quello di prima. Ecco, nel corso dell'esperienza Ariel ha cambiato voce. E sono i toni di una bambina piccola. Ariel ha contattato quella bambina piccola e oggi le ha dato la sicurezza e l'abbraccio di cui aveva e ha tanto bisogno.